notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Questo festival ha dal titolo Il mio posto nel mondo. Sono incontri dedicati agli studenti. Ne parliamo con Giovanna Palladino. Benvenuta su GRP, buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche a voi. Allora, siamo alla settima edizione di questo festival dal titolo Il mio posto nel mondo, che si tiene al Museo del Risparmio di Intesa San Paolo, giusto? Si tiene nel nostro museo ed è aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori di secondo grado, quindi è un'attività che facciamo rivolta a loro anche per aiutarli a orientarsi verso il loro futuro. Ecco, che voglio dire, è un mare magnum infinito, quindi non è molto semplice, che arduo lavoro che vi tocca. E infatti questa volta vogliamo dargli l'indicazione, cercando di suggerirgli che essere curiosi può essere uno strumento importantissimo per trovare questo posto nel mondo, perché la curiosità è un'arma potentissima. E quindi noi spesso a scuola abituiamo gli studenti a stare zitti, a non intervenire, a non interloquire, a non fare domande. Invece le persone che riescono a essere più felici e anche a trovare il loro posto nel mondo più facilmente sono quelli che fanno le domande, sono curiosi. I curiosi, come dico sempre, allargano i buchi e non li riempiono, perché vogliono andare a vedere cosa c'è al di là del buco. È vero! E questo atteggiamento aiuta a trovare il proprio posto nel mondo, a trovare la felicità. E poi soprattutto magari ti fa scoprire, conoscere cose che alla fine di tutto non ti interessano, ma che comunque rimangono lì nel tuo bagaglio. Non solo, ma la curiosità porta a scoprire, a delle scoperte anche scientifiche, perché in campi dove non si pensava di trovare la soluzione a un problema, no? Quindi essere curiosi è comunque un'arma potentissima che abbiamo tutti. Non bisogna essere dei geni, la curiosità non è collegata alla genialità, quindi bisogna solo divertirsi nel trovare, no, degli elementi di approfondimento. C'è un famoso filosofo inglese che si chiama Thomas Hobbes che diceva che la curiosità è il vero piacere della mente, anzi lui diceva è la lussuria della mente. È vero. Ed è così, perché basta quella talvolta. Come si fa per partecipare? Adesso ci saranno tutti i genitori, i nonni, ma magari anche i ragazzi stessi che finiscono basket, pallavolo, pallanuoto, judo e quant'altro. Ma basta mandare una mail a una casella che si chiama prenotazione MDR, quindi Museo del Risparmio, prenotazione MDR, @civita.art, o se no mandare una mail alla casella email più facile, info@museodelrisparmio.it. Allora, voi giovani che siete più smanettoni e più nerd, almeno in fatto di tecnologia siete più avanti di noi, fate Museo del Risparmio su Google e trovate il programma di questo festival che andrà in scena giovedì 1 dicembre e venerdì 2 dicembre, sì. Dico bene? Assolutamente, la mattina, quindi sono delle ore che tra l'altro le scuole possono utilizzare come PCTO, perché sono delle ore di orientamento, possono appunto essere considerate delle attività di orientamento. Avremo ben 11 ospiti che racconteranno come la curiosità ha cambiato la loro vita. Che bello! E quindi avremo la neuroscienziata Zaira Cattaneo, il TikToker, c'è un nome strano, si chiama Kimi Cazza perché si occupa di chimica. Avremo Alessandro Ballossino, che invece è un responsabile dell'area della ricerca e dello sviluppo di Argotech, che è la società, la startup torinese che ha mandato i microsatelliti, no, nello spazio. Lo sappiamo bene, lo sappiamo bene, li abbiamo sentiti più e più volte, quindi insomma sarà lui che racconterà in che modo, no, è riuscito poi ad arrivare, no, a lavorare con Argotech. Ci saranno anche degli archeologi che spiegheranno come la curiosità è fondamentale. Che bello. A cercare l'archeologia. Ci sarà Massimo Temporelli, che è una persona geniale, che fa podcast sui geni, ma che ha una capacità di intrattenimento educativo importantissima, che parlerà di potenzialità, non solo di talento inteso come genialità, ma proprio come di curiosità ed elemento di crescita personale e anche professionale. Avremo poi Alberto Giannone, che invece ha scritto un libro che si chiama È meglio curiosi che intelligenti. Sono d'accordo. Insomma, un programma veramente ricco, aperto bellissimo. A tutti. Io ringrazio il direttore e curatore del Museo del Risparmio, Giovanna Palladino. Tutti a cercare il nostro posto nel mondo e viva la curiosità. A presto. Grazie mille, arrivederci. GRP.